speriamo che duri, facciamo il tifo. Allora, 20 anni fa cadeva questa barriera, la cortina si squarciava, accade in una notte, però come voi sapete ragazzi le cose non accadono mai per caso, ed era da tempo che quel muro barcollava, c'era qualcuno dietro la Germania dell'Est, si chiamava Mikhail Gorbaciov, e prima ancora c'era stata Solidarność in Polonia, che uno scossone a quel muro l'avevano dato grande e forte. E proprio qui a Roma, che oggi vuole celebrare con tutti voi questo anniversario, c'era un Papa, Papa Giovanni Paolo II, che diede un contributo fondamentale a quell'evento. Il muro dunque cade in quella notte, su quel muro che aveva visto purtroppo tante lacrime e sangue, centinaia e centinaia di fughe, tanti morti, tante speranze interrotte. C'erano altri ragazzi come voi, ragazzi che avevano sofferto, che saliti su quel muro hanno cominciato a urlare Mauer muss weg, Mauer muss weg, e con gli scalpelli hanno cominciato a intaccarlo quel muro. Ecco, Mauer muss weg vuol dire giù il muro, che il muro vada via. E giustamente tu mi hai chiesto che vuol dire, e io te l'ho detto subito. E allora noi oggi, avendolo alle spalle, in una riedizione, devo dire, vi assicuro, emozionante, perché somiglia davvero al muro di Berlino, anche se c'è un varco, perché quel muro è soltanto oramai un simbolo a voi è stato spiegato della memoria, ma io vorrei dirvi anche dell'impegno, perché sono ancora troppi i muri che ci circondano e quindi bisogna proseguire. Allora, cominciamo con il programma. Brevemente l'assessore Laura Marsilio, prego assessore. Assessore, allora qui ci sono tanti ragazzi, ci sono anche tanti passanti, visitatori, cittadini di Roma. Vogliamo spiegare che cosa vuol dire? Prego. Ci sono tanti ragazzi perché l'amministrazione comunale, il sindaco, volevamo che voi foste protagonisti di questa giornata, di questo evento. E ci siete, siete in tanti, io vi ringrazio e questo ci dà veramente ci fa sentire una grande gioia. Voi state partecipando a un percorso di studio, di approfondimento, i viaggi della memoria a Berlino, sarete con noi a novembre, ma non volevamo che soltanto facevate un percorso di studio, ma anche che soprattutto ci raccontavate con i vostri sentimenti quello che voi percepite da questo grande avvenimento. Ed ecco perché alcuni di voi ci racconteranno con gli aforismi che cosa avete sentito, perché vedete, Berlino è una storia soprattutto di sentimenti, di sofferenze, di persone che hanno sofferto. L'altra sera sono state lette delle lettere di persone che scrivevano ai loro familiari e che non sono mai state recapitate, di persone che sono state imprigionate perché hanno aiutato qualcuno a fuggire. Ebbene, quindi è una storia di sofferenza ma anche di gioia, perché quel giorno, quando quel muro cadde, c'è stata la grande gioia dei berlinesi, dei tedeschi finalmente riuniti, di noi, che, di quella generazione che era nata con la cortina di ferro, che ha visto quel muro crollare e che ha avuto finalmente la speranza che la storia cominciava a ricamminare verso la libertà. Ebbene, anche questa libertà, questo sentimento, io vorrei che voi raccoglieste questo testimone, perché come diceva Carmen la sorella, ci sono ancora tanti muri da battere, quelli delle oppressioni del mondo, ma anche i muri invisibili, come è stato scritto, di quei sottili, le sottili possibilità di opprimere, di soggiogare e di manipolare le vostre menti. Quindi voi ragazzi siate la speranza e cogliete il testimone della libertà. Grazie assessore. Citiamo anche l'assessore alle politiche culturali e alla comunicazione Umberto Croppi, che